Sì. Vorresti stare qui, zoe, tu, Non leccarmi, che sono tutta truccata. Chissà che schifezza ti lecchi poi, no? Ciao, amore mio. Ciao. Ti sentivi sola di là? Stai con me? Stai vicino a me a fare il video? Voi non la vedete, però starà qua davvero di fianco a me a fare il video. Stai qui nella tua cuccetta? Dai, proviamo. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi avete strarichiesto nel Google Docs, ossia il delitto di Cori. Quindi iniziamo subito. Siamo a Cori, in provincia di Latina, nel Lazio, ed è il 10 marzo del 1997, quando Angelo Marafini continua a guardare insistentemente l'orologio. Sono le 23. E sua figlia Elisa ancora non è tornata a casa. Sbuffa, poi si alza, afferra il giaccone, sale in auto e con il fratello quindicenne di Elisa, senza dire una parola, si dirige verso Cori Monte, la parte più alta del paese. Angelo non sa esattamente dove cercare, ma non ci mette molto a trovare qualcuno che lo accompagni fino a casa di Patrizio Bovi, in via della Fortuna, al civico 41, che da circa 6 mesi è fidanzato con sua figlia Elisa. Angelo infatti incontra Massimiliano Placidi, un aspirante infermiere e amico comune della coppia. La relazione Angelo però non la approva. Certo, con Elisa ci discute, ma non c'è niente da fare. Quella ragazza vuole proprio stare con quel giovane, quel Patrizio Bovi, che ha 23 anni e fa l'operaio. Mica come Elisa, che è più piccola e studia ragioneria. Con il cuore in gola, Angelo arriva davanti alla casa di Patrizio. Suona il campanello, ma nessuno risponde. Via della Fortuna sembra immersa nel sonno, è deserta. Inoltre Angelo è un ex maresciallo dei carabinieri e ha un brutto presentimento. Decide dunque di rompere il vetro di una finestra per entrare in casa. Come già vi ho detto, ha un brutto presentimento, ma non fino al punto da immaginare quell'orrore che si trova davanti agli occhi. La sua adorata figlia e il suo fidanzato riversi in un lago di sangue. Sono al primo piano della casa, lei è ai piedi del letto, mentre lui è in bagno. Osservando i corpi deve esserci stato un tentativo di difesa, perché i due giovani hanno le mani strette intorno al petto, come a tentare di proteggersi. Ma nessuna difesa ha potuto frenare quella furia che si è abbattuta alla cieca, con odio, per 124 coltellate su di lei e oltre 51 su di lui. Questa sembra una vera e propria mattanza, in apparenza inspiegabile. Elisa è di Latina, mentre Patrizio, detto Gianni, è originario della Campania. Dopo aver vissuto a lungo da alcuni parenti a Cisterna, il ragazzo, da pochi mesi, si è trasferito nell'antica città delle Pini. È appassionato di musica leggera e ha alle spalle dei piccoli precedenti per aver fatto il corriere di merce non legale. Angelo Marafini, il padre di Elisa, osserva la scena e in breve tempo capisce due cose. Come già vi ho detto, c'è stato un tentativo di difesa e questa cosa balza subito all'occhio. Ma soprattutto, a suo avviso, sono passate circa 4-5 ore dal delitto. L'ostacolo tra Elisa e Patrizio, secondo il padre della ragazza, era il lavoro di Patrizio, non certo quello di Elisa, che era ancora una studentessa tra le prime della classe, ma quello di Patrizio, in quanto nessuno sapeva esattamente di cosa si occupasse. Ad Angelo Patrizio aveva raccontato di avere un impiego in un cantiere edile. Il giorno successivo al delitto, un amico sostiene di aver visto Patrizio lavorare negli ultimi tempi presso un tappezziere. Un altro amico invece rivela che era cameriere in un ristorante, ma era stato licenziato dopo pochissimo tempo. Dopo aver constatato l'accanimento dell'assassino, perché ragazzi qui si va nell'overkill, e dopo aver ricostruito la storia di Patrizio, gli investigatori si orientano su due piste, una passionale, l'altra finanziaria. Vengono interrogati per una giornata intera, come persone informate dei fatti, diversi soggetti. In particolare di persone ne vengono interrogate 7. Angelo Marafini,
ossia il padre di Elisa, Piero Agnoni, un macellaio di 43 anni, al quale era stata trovata una macchia di sangue sui suoi jeans, già ascoltato in precedenza per un'intera notte. Il macellaio abita a Cori, insieme alla moglie, al fratello e alla madre. Ha un negozio nella piazza principale di Nonna, un paese vicino. Vengono inoltre sentiti Marco Canale, un amico della coppia, suo fratello Massimo Canale, suo padre Angelo Canale, Massimiliano Placidi, un altro amico della coppia, e Mauro Meloni, che aveva venduto della merce non legale a Patrizio Bovi. Mauro Meloni viene arrestato per fare il corriere di merce, mentre Angelo Canale e Massimo Canale vengono denunciati per possesso illegale di armi. A questo punto il cerchio dei sospettati si riduce ulteriormente, in quanto Piero Agnoni, la sera del delitto, era rimasto a casa e tra l'altro non era neanche solo, c'era sua madre che per l'appunto gli ha confermato l'alibi. Successivamente le attenzioni degli inquirenti si concentrano su uno degli scopritori dei corpi senza vita dei fidanzatini, ossia Massimiliano Placidi, che ha 28 anni, è un aspirante infermiere e la sua forte amicizia con Patrizio Bovi era determinata dallo stesso destino di figlio adottivo. Sui pantaloni di Massimiliano e sul suo tappetino della doccia vengono trovate alcune macchie rosse, quindi viene arrestato e tenuto in carcere per 24 giorni. Secondo l'accusa, sotto l'effetto della sostanza poco legale, Massimiliano sarebbe stato colto da un raptus di gelosia perché invaghito di Patrizio Bovi. A conferma di questa tesi viene anche trovata una lettera di Elisa che parlava di un amico geloso che si frapponeva tra lei e Patrizio. I testimoni che hanno sostenuto di aver visto Elisa con Patrizio quella domenica 10 marzo non sono pochi. Alle 16.05 Elisa viene vista da un testimone all'interno di un bar a Cori Bassa. La ragazza, con uno zainetto Invicta blu, prova a chiamare da un telefono pubblico, senza tuttavia riuscire a parlare con l'interlocutore dall'altra parte della linea. Intorno alle 16.20 la ragazza è già fuori e procede a piedi. Tra le 16.30 e le 16.40 un ennesimo testimone avvista Elisa e Patrizio insieme seduti su un muretto dei giardinetti di Cori Alta. Si stanno scambiando le effusioni tipiche degli innamorati e non mostrano alcuna preoccupazione. Tra le 17.40 e le 17.45 un barista li nota che passeggiano a Piazza Signina. La proprietaria di un bar si ricorda di aver visto la coppia tra le 18.30 e le 19. Si stringono per mano e si dirigono verso una sala da giochi. Alle 19 un orefice ricorda la coppia, sempre mano nella mano, di nuovo a Piazza Signina. Poco prima delle 19.35 una donna a circa 30 metri da casa sua incontra i ragazzi che conosce di vista, all'incrocio tra via Cavour e via della Fortuna. Patrizio ha in mano un telefono e sta cercando di comporre un numero. Secondo questi testimoni la coppia tra le 16.30 e le 19.30 è ancora in vita. I due giovani fidanzatini di Latina erano forse colpevoli solo di amarsi? Come sostengono amici e parenti, o forse nascondevano un segreto più grande di loro? A giudicare dalle mosse degli inquirenti, Angelo Marafini, il padre di Elisa, dovrebbe essere fra gli interrogati. Probabilmente solo per aver scoperto il cadavere della figlia, o probabilmente per chiarire alcuni dubbi. Nonostante le 12 ore di interrogatorio già vissute, insieme alla moglie e la lunga perquisizione della sua casa al centro di Cori. Come mai Angelo sapeva che dietro il ritardo di Elisa si nascondeva una disgrazia? Come mai si sarebbe fatto guidare proprio da Massimiliano Placidi? Angelo, alle domande degli inquirenti, risponde con fastidio per un'intera notte. Qualche ora dopo però si calma e, intorno alle 2, inizia a rispondere anche alle domande che gli pone il parroco, Don Ottaviano Maurizi. Angelo dice: erano le 8:15, poi le 9, poi le 9:30. Elisa non rientrava mai dopo le 7:30 e io ho il telefonino sempre acceso. Alle 11 non ci ho visto più e sono schizzato via. E sono entrato in casa perché sono un ex maresciallo, conosco i metodi dei carabinieri. Bisogna porli davanti al fatto compiuto per sperare che intervengano. Molti luoghi hanno nella loro storia vicende cruente da annoverare. La novità in questo caso viene rappresentata dalle reazioni degli abitanti, che muta in relazione alla narrazione da parte dei giornali, della radio
e della televisione. Dapprima la comunità si stringe attorno alla voce unica, secondo la quale le due vittime erano dei bravissimi ragazzi, a cui nessuno avrebbe potuto voler far del male. Qualche giorno dopo dall'inizio del cancan mediatico, si alzano le prime voci fuori dal coro, secondo le quali i due ragazzi non erano propriamente dei santi, e Patrizio era avvezzo all'uso di merce non troppo legale. Forse anche pesante. Insomma, in pochi giorni il loro ritratto viene stravolto, da quello di due sani figli della provincia a quello di persone intimamente promiscue e viziose, poco inclini ai valori della famiglia e agli obblighi del lavoro e dello studio. Le tentazioni da parte dei media di fornire o un quadro idilliaco della gioventù di Cori o di raffigurarla come una novella sodoma oscillano come le onde di un elettrocardiogramma. I coresi, per buona parte disorientati da tanta attenzione da parte dell'opinione pubblica nazionale, in minima parte malati di protagonismo e in cerca di visibilità, finiscono per assecondare i più bassi istinti della TV. Intanto viene convalidato un fermo per l'omicidio dei due fidanzatini. Si tratta proprio di Massimiliano Placidi, di 28 anni. Lo annunciano il procuratore di Latina Antonio Gagliardi e il PM Gregorio Capasso, che dirigono le indagini. A Cori, Massimiliano viene descritto come un frequentatore di ambienti omosessuali. Quindi Massimiliano Placidi viene incarcerato preventivamente per 24 giorni e in effetti confessa dicendo «sono io l'assassino», poi però ritratta. Il magistrato annuncia che sono necessarie più indagini e gli investigatori si rifiutano di parlare di una svolta clamorosa nelle indagini, nonostante a conti fatti ci sia stata la confessione, seppur ritrattata, di Massimiliano Placidi. Il comandante dei carabinieri di Latina, Vittorio Tommasone, dichiara: «L'arresto di ieri non cambia nulla, continuiamo a lavorare sulla stessa tesi». Dello stesso tono sono le dichiarazioni del pubblico ministero Gregorio Capasso, il magistrato titolare dell'inchiesta sul duplice omicidio di Cori, che dice: «Noi proseguiamo a condurre le nostre indagini come dal primo giorno. Del resto non è da un anno che stiamo lavorando su questo caso, ma solo da un mese. Gli elementi che fino ad oggi abbiamo raccolto li riteniamo sempre validi. Questo significa che la pista che abbiamo individuato e seguito sin dall'inizio rimane sempre in piedi e non assume certo una rilevanza minore solo perché da ieri è stata arrestata un'altra persona». Un po' come a dire che Massimiliano Placidi non è da considerarsi fuori dall'inchiesta. Anzi, tutt'altro, anche perché gli inquirenti hanno sempre in mano quella cassetta nella quale confessa l'omicidio per poi ritrattare qualche giorno dopo. A supporto della convinzione degli investigatori che hanno seguito il caso di Cori, fin dalle prime battute c'è il ricorso che il pubblico ministero Capasso presenta contro il provvedimento di scarcerazione del riesame su Massimiliano Placidi. Sono in tutto 20 pagine inviate alla Cassazione, in cui viene sottolineata l'illegittimità e illogicità nell'ordinanza per omessa e in alcuni casi infedele valutazione di dichiarazioni e circostanze di fatto, a seguito per l'appunto di una confessione poi ritrattata. Stando a ciò che afferma Massimiliano nella sua confessione ritrattata, nell'ora del delitto, lui era nel suo studio, sotto la propria abitazione, a farsi una doccia. Sostiene dunque di essere stato costretto a confessare, perché è sottoposto a pesanti pressioni psicologiche e ricatti durante gli interrogatori, venendo addirittura picchiato. Tuttavia le macchie rosse sui suoi pantaloni e sul tappetino della doccia, dopo accurate analisi, risultano essere solo muffa e ruggine. Così Massimiliano Placidi viene scarcerato. Al momento della scarcerazione Massimiliano Placidi è un fiume in piena. Dalle ore immediatamente seguite alla sua libertà, decretata dal Tribunale del Riesame, e per un giorno intero, Massimiliano non fa altro che soddisfare le richieste di tutti i giornalisti d'Italia. Massimiliano Placidi ribadisce le sue posizioni, le sue valutazioni sulle metodologie seguite dagli inquirenti nel condurre le indagini sul duplice omicidio di Cori. Di fronte alle telecamere sostiene questo: «Non hanno valutato tutte le piste, hanno tralasciato di considerare molti elementi. Mi sembra strano, ad esempio, che il padre di Elisa abbia affermato che quando si è recato a casa di Patrizio erano le 20:30. Era tutto in silenzio, mentre tre testimoni polacchi hanno poi sostenuto che dalle 20:30 alle 21 avevano sentito provenire dalla casa di Via della Fortuna musica a tutto volume. Ora sta a voi decifrare queste incongruenze». Io un'incongruenza ce l'ho già da adesso.
Angelo non è andato a casa di Patrizio alle 20.30, bensì alle 23. Sostiene che c'era un silenzio assoluto in Via della Fortuna alle 23, non alle 20.30. Oltretutto questi tre testimoni polacchi non sono mai stati sentiti. E oltretutto qui mi nasce un ennesimo dubbio. Ma Massimiliano non era colui che aveva accompagnato il padre di Elisa e il fratello di Elisa, quindicenne, a casa di Patrizio? Indicandogli proprio la casa, in Via della Fortuna al civico 41. Ma andiamo avanti, perché sorge un'altra domanda. Perché gli investigatori avrebbero tralasciato questa pista? Che invece Massimiliano sostiene pubblicamente con tanta convinzione? L'uomo ribatte. Questo non lo so davvero, credo che abbiano falsificato la perizia in diversi punti, quando ad esempio parlano della capienza idrica del boiler della mia doccia. Io ho sempre dato molte indicazioni, elementi precisi su nomi e fatti. Forse ho colpito persone che non dovevo toccare. Questo non significa che io non sia più disposta a collaborare con gli investigatori. Tutt'altro. Voglio vendicare la morte atroce del mio migliore amico e voglio che questo accada con la mia collaborazione. Ok, mettiamo un attimo da parte ciò che dice Massimiliano. Continua a non tornarmi questa situazione. Perché Massimiliano, dopo essere stato scarcerato, sostiene che Angelo sia andato a casa di Patrizio alle 20.30, quando Angelo dall'inizio ha detto ho guardato l'orologio, erano le 8.30, le 9, le 9.30, le 10.30, alle 11 non ci ho visto più e ho deciso di andarla a cercare. Perché cambia così drasticamente orario? Perché dalle 8.30 alle 11.30, signori, ce ne corre, eh? Specialmente nell'ottica di commettere un omicidio. In ogni caso, non mancano anche riferimenti alla lettera inviata da Elisa a Patrizio, dove la ragazza parlava di un amico geloso che si frapponeva tra loro e che gli inquirenti hanno individuato nella persona di Massimiliano. L'uomo dice: ma in realtà in quella lettera il mio nome non è mai stato fatto, si è solo parlato di un amico geloso. Quindi, perché dovrei essere io? Non ero mica l'unico amico di Elisa e Patrizio. Infine, Massimiliano conclude dicendo: questo delitto si è trasformato in una strage degli innocenti. Patrizio, Elisa e infine io. E mentre Massimiliano Placidi è impegnato a tentare di smontare pubblicamente il castello di accuse che gli inquirenti hanno costruito per dar valore alla loro tesi, proseguono a ritmo pieno le indagini per andare ad individuare il responsabile della morte di Patrizio e di Elisa. Infatti, i carabinieri coordinati dal colonnello Vittorio Tommasone ascoltano nuove persone. Oltre a ciò c'è anche il contenuto del memoriale di 30 pagine che l'avvocato Gallinella, il legale di Angelo Marafini, il padre di Elisa, deposita presso i carabinieri di Latina. Dichiara: ci sono valutazioni sull'intera vicenda, lui è arrivato ad una soluzione diversa. Il memoriale contiene elementi esplicativi, anche determinanti, che saranno d'aiuto agli stessi inquirenti. Questa è una dettagliata ricostruzione, insomma, con tanto di nomi e cognomi. Gli inquirenti a questo punto leggono questo memoriale e spostano l'attenzione verso un altro amico della coppia uccisa, un 26enne di nome Marco Canale, un operaio di cisterna che mesi prima aveva abitato nello stesso appartamento del delitto. Gli investigatori vengono anche a sapere che Marco Canale, alcuni giorni prima del delitto, aveva litigato con Patrizio Bovi perché gli doveva dei soldi, forse era suo complice nel traffico di merce e aveva partecipato ad un festino a casa dello stesso. L'incriminato, quindi Marco Canale, però nega tutte le accuse nei suoi confronti, raccontando dunque la sua versione dei fatti. Il ragazzo, interrogato dagli inquirenti, dapprima sostiene di aver raggiunto Core Alta nel primo pomeriggio di domenica 10 marzo, intorno alle 15 del pomeriggio. Marco chiarisce che in quell'intervallo di tempo non ha né incontrato la coppietta né si è recato verso la casa di Via della Fortuna. Marco piuttosto fa un giro in Piazza Segnina, scambia due chiacchiere con degli amici di passaggio e poi si reca al chiosco dei gelati. Alle 16.12 Marco scende a piedi dal centro storico verso la parte bassa del paese. Prova a chiamare con il cellulare il padre, ma nessuno risponde. Alle 16.40, lungo la strada tra Cori e Cisterna, il ragazzo raggiunge un campo di proprietà di suo nonno e lì si ferma a fumare cosette leggere. Alle 17.12 richiama suo padre e gli chiede di poter parlare con suo fratello, che però ha già lasciato casa. Successivamente il ragazzo rientra in strada in direzione Doganella e all'altezza di
di una pompa di benzina a fare autostop. Solo verso le 18 il ragazzo trova un passaggio da uno sconosciuto che lo lascia lungo via Monti Lepini, all'altezza del quartiere di San Valentino. Marco ottiene un secondo passaggio intorno alle 18:20 da una coppia di conoscenti che lo accompagna fino a Corso della Repubblica, a Cisterna. Da lì si dirige a piedi fino ad arrivare alla propria abitazione per le 18:40. Il secondo passaggio trova conferma della coppia che lo ha caricato. Alle 21, a quanto pare, Marco Canale viene visto da più persone al balcone di casa sua. Il giorno dopo l'omicidio vengono sequestrati dei pantaloni di Marco Canale, sui quali vengono trovate tracce ematiche, probabilmente compatibili con quelle delle due vittime. L'indumento viene inviato al centro investigazioni scientifiche e proprio mentre la scientifica di Roma è in procinto di confermare la compatibilità tra la macchiolina e il sangue di Elisa e Patrizio, Marco Canale cambia versione. Questa volta sostiene che alle 14 di quella domenica lascia Cisterna, sfruttando il passaggio in automobile di alcuni amici che lo accompagnano fino a Piazza Signina alle 14:30, dopo una breve sosta lungo il tragitto. Marco Canale si reca in Via della Fortuna al civico 41 e bussa alla porta di Patrizio, ma nessuno risponde. Marco a questo punto pensa che l'amico stia pranzando a casa di qualcuno, quindi passeggia per il centro di Cori e dopo circa un'ora e mezza, due, torna a suonare a casa di Patrizio e di nuovo non risponde nessuno. La porta però non è chiusa a chiave, quindi questa volta Marco gira la maniglia e apre la porta, entrando in casa. Al piano terra non c'è nessuno, è tutto normale, ma quando Marco sale al piano superiore trova Elisa e Patrizio in un lago di sangue. Il ragazzo a questo punto scappa senza avvertire né la polizia né i carabinieri. Ha dei conati di vomito che però non trovano sfogo. Tenta di chiamare il fratello tramite il padre col fine di ottenere migliori consigli, ma nessuno gli risponde, quindi inizia per lui una lunga corsa fino a valle. Alle 18:20 trova un passaggio lungo la via Monti Lepini. Eppure, proprio in quell'ora, più di una persona ricorda un ragazzo, dall'altezza grossomodo di Marco Canale, che cercava di infilare un sacco della spazzatura in un cassonetto nei pressi di Via Fortuna. E in effetti a casa di Patrizio il secchio viene ritrovato senza busta. È chiaro, la seconda versione di Marco Canale non convince nessuno. Probabilmente non convince neanche se stesso. Entra in casa del suo amico senza suonare, lo trova senza vita insieme alla sua fidanzata e non chiama la polizia? Si chiude la porta alle spalle come se niente fosse e se ne va? Io non ci trovo molto senso in tutto ciò. Insomma, questa versione è davvero poco credibile. E poi c'è la macchiolina di sangue trovata sui pantaloni di Marco, che praticamente parla da sola e la scientifica non può sbagliare. L'operaio inoltre fa uso di merce non troppo legale. Alcune persone tra Cori e Cisterna dichiarano addirittura che sia un piccolo corriere. E poi ci sono quelle testimonianze che collocano il delitto tra le 19:35 e le 20:30. Il GIP Mario Gentile firma il provvedimento di arresto il 26 aprile del 1997. I carabinieri si dirigono subito a casa di Marco Canale, che viene arrestato. Lui si lascia ammanettare e portare via senza dire una parola. I giudici di Latina accusano Marco Canale, di 26 anni, di concorso in duplice omicidio. Ai magistrati che gli contestano quelle macchie ritrovate sui suoi pantaloni, Marco Canale risponde che non sa come spiegarsele. D'altronde, lui, nella casa di Via Fortuna, non ci andava dal martedì precedente al delitto. Anche qui, Marco Canale ha mentito, o comunque si è confuso. Inizialmente dice di non essere assolutamente andato a casa di Patrizio. Poi dice di esserci andato e di aver anche aperto la porta. Dice di aver trovato Patrizio senza vita, ma di essere scappato. Ed ora dice che non è mai stato a casa di Patrizio prima del martedì prima del delitto. Marco Canale in questo caso avrebbe dovuto mettere un attimino in ordine i suoi pensieri, perché è palese che abbia mentito. E magari una delle tre versioni rappresenta anche quella vera, ma ce ne sono due che non tornano proprio per niente. Marco comunque dice ai magistrati: forse ho toccato qualcosa allora, non so dare altra spiegazione. Il punto è che Marco dice questa cosa con molta poca convinzione e soprattutto ci sono i risultati della scientifica, che non lasciano spazio a dubbi. E infatti l'avvocato di Marco Canale, Michele Pierre, dice: saremmo degli irresponsabili a pensare il contrario. Ora andrà verificato il grado di compatibilità del sangue con quello delle vittime. Poi si dovranno verificare tutti gli altri elementi e la compatibilità tra loro.
ora del delitto, alibi del mio assistito e quant'altro. Così Marco Canale entra nel carcere di Latina, lo stesso dove ha trascorso 24 giorni Massimiliano Placidi, arrestato per l'appunto il 15 marzo. Massimiliano era stato arrestato in base a numerosi indizi a suo carico, ma nessuna prova. Ora una prova c'è, e l'unica. E incastra Marco Canale. Concorso in omicidio, dicono gli inquirenti. Come a dire che Marco Canale non sarebbe l'unico presunto omicida di Patrizio e di Elisa, ma che ha agito eventualmente insieme ad un altro soggetto. E il movente? Beh, il movente per Massimiliano Placidi era la passione. Come già vi ho detto, di lui si diceva che fosse omosessuale, innamorato di Patrizio e dunque ostile ad Elisa. Per quanto riguarda Marco Canale, invece, che movente aveva? Gli inquirenti, tra una domanda e l'altra e facendo un po' di pressione, scoprono che Marco Canale era l'ex fidanzato di Elisa. Inoltre, forse, riforniva Patrizio di merce non troppo legale. E secondo Piero Agnoni, il macellaio che avevano indagato inizialmente, aveva litigato violentemente con la vittima e lo aveva minacciato perché non gli restituiva i soldi. Marco Canale ribatte. Non l'ho minacciato, mi sono scattati i nervi. E poi io questo Piero Agnoni, vi dirò, non lo conosco neanche. Sul movente, a un certo punto, gli inquirenti interrogano anche Massimiliano Placidi, chiedendogli: ma perché tutte quelle coltellate ad Elisa? Per depistare? Massimiliano racconta: la sera dell'omicidio era prevista una cena con Marco Canale a casa di Patrizio. Insomma, me lo voleva presentare. Non credo che Marco Canale fosse d'accordo sulla mia presenza, ma Patrizio lo aveva rassicurato. Patrizio mi aveva anche detto che in settimana avrebbe avuto tanti soldi, ma non mi aveva spiegato il perché. La mattina del 9 l'ho visto con Elisa in piazza, l'ho salutato, poi gli ho detto che a quella cena io non ci volevo andare, non volevo incontrare gente di Cisterna e di quel giro. Ricordo anche che Patrizio era preoccupato per quella cena, ma non mi disse il perché. Se è stato Marco Canale, per fortuna non ci sono andato, se no mi sa che sarei morto anch'io. C'è da dire però che tra tutti gli indagati Marco Canale ha l'alibi migliore. All'ora del delitto, quindi tra le 20:15 e le 20:30, era a Cisterna, l'hanno visto in molti. Ora il punto è stabilire con esattezza l'ora della morte. Mai come in questo caso 5 minuti possono confermare o far cadere ogni tipo di accusa. Ebbene, emerge che Patrizio ed Elisa hanno perso la vita indicativamente tra le 19:40 più o meno e le 20:30. Poi ecco che arriva un'altra novità. A quanto pare è nascosta fra le dita di Elisa, la vittima, la prova che potrebbe inchiodare il responsabile del suo feroce assassinio e di quello del fidanzato Patrizio Bovi. La scientifica dei carabinieri di Roma procede ad esaminare i frammenti piliferi e i capelli rimasti fra le dita della ragazza uccisa con 124 coltellate il 9 marzo del 97 a Cori. Stando ai risultati del Centro delle Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, il materiale subunghiale non apparterrebbe alla ragazza. Questo significa che ci sono buone probabilità che l'assassino abbia lasciato proprio sul corpo di una delle due giovani vittime una sorta di firma, la prova decisiva per la sua identificazione. È un passo importante, delicato e forse risolutivo per le indagini, tese a stabilire a 3 mesi e mezzo di distanza l'autore di quell'atroce duplice omicidio. Certo, non sarà facile determinare con sicurezza le caratteristiche dei frammenti di peli trovati sotto le unghie di Elisa, visto che sono tutti e tre privi di bulbo, anche se lunghi 2 cm, quindi neanche poi così poco. Sarà possibile però determinare il tipo di capelli dell'assassino e confrontarlo con quello dei 4 indagati, ossia Massimiliano Placidi, scarcerato dal tribunale del riesame dopo 24 giorni di carcere, Pietro Agnoni, il macellaio, Angelo Serafini, il padre della vittima, e Marco Canale, l'amico di Cisterna, che aveva affittato a Patrizio la casa in via della Fortuna a Cori e che riforniva la vittima di merce non legale. Marco Canale è l'unico tuttora in carcere per concorso in duplice omicidio aggravato. Ebbene, alla fine Marco Canale viene dichiarato colpevole dopo 8 ore e mezzo di camera di consiglio. Per questo motivo Marco Canale deve scontare 30 anni di reclusione. Come già sapete, sui suoi jeans sono state trovate tracce di sangue compatibili con quello dei due ragazzi morti sotto la furia di ben 200 coltellate. Questa è realmente l'unica prova a suo carico.
ed è anche la sua condanna. La sentenza arriva alle 20:30 e in aula sono presenti tutti i protagonisti di questo giallo. C'è Angelo Marafini, il padre di Elisa, Massimo Placidi, il primo a finire in carcere. Manca solo lui, il vero assassino, ossia Marco Canale. I suoi legali dicono che è stata una sua scelta non presentarsi al processo. Ad ascoltare del suo destino presenti in aula ci sono il fratello Massimo Canale e il padre Luigi Canale. Quest'ultimo sviene non appena il presidente finisce di leggere la sua decisione. 30 anni di detenzione e un risarcimento alla famiglia Marafini di 250 milioni come provvisionale per la corte. Dunque, Marco Canale è colpevole. C'è da sottolineare però che i giudici non hanno accolto la richiesta del pubblico ministero Giorgio Capasso, il quale, al termine della sua appassionante e spietata requisitoria, ha chiesto il massimo della pena per il truce delitto. Ha chiesto l'ergastolo. In realtà Marco Canale hanno concesso le attenuanti generiche, in quanto l'imputato era incensurato. I difensori Michele Pierre e Umberto Salvatori dicono: ricorreremo in appello, attendiamo di conoscere le motivazioni della sentenza che accettiamo con rispetto e considerazione, ma non possiamo nascondere la nostra delusione. L'avvocato Cesare Gallinelli, abbracciando Angelo Marafini, dice queste esatte parole: Canale deve pagare per quello che ha fatto, per quello che la famiglia di Elisa ha patito in questo anno e mezzo. Il padre di Elisa commenta la sentenza con calma apparente, dicendo: per me 30 anni all'ergastolo non fa alcuna differenza, tanto nessuno mi ridarà mia figlia, nessuno mi potrà più veder ridere. Questa pena viene confermata in corte d'appello e in Cassazione. Nel 2019, dopo 22 anni, Marco Canale esce dal carcere definitivamente, grazie ad uno sconto di pena per la buona condotta e grazie all'indulto. Ha lavorato in prova nei servizi del comune di Cisterna, dove la popolazione si divide perché in tanti contestano la decisione di far reinserire nella società come Netturbino colui che, secondo le sentenze, ha ucciso Elisa e Patrizio. Dopo 22 anni alcuni dubbi restano ancora, questo sotto alcuni aspetti resta un delitto indecifrabile, anche perché c'è da dire che è accaduto nel 97, nel 97 non c'erano le telecamere, non c'erano le celle telefoniche, le indagini venivano eseguite in tutt'altro modo. È vero, le macchie ematiche hanno incastrato Marco Canale. Marco Canale però a quanto pare è un ragazzo molto enigmatico. Non ha mai pronunciato una frase, una parola. Ha scontato 22 anni e mezzo di carcere in silenzio. Forse nascondendo dentro di sé tanti segreti di quel terribile fatto di sangue in Via della Fortuna che aveva sconvolto un'intera comunità. Detto questo ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che volete su questo caso, cosa ne pensate del delitto di Cori, fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Detto ciò vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici, basta che non fate nulla di criminale. Ciao ragazze, ciao ragazzi.